Niente amichevole domani a Canestro. Il Teramo non giocherà il test, l'ultimo prima della Coppa Italia, contro il Penne, cercando di preparare al meglio la sfida col Fano di domenica sera. Importante non tanto sotto il punto di vista del risultato finale, quanto perché sarà il primo avversario di categoria che il Diavolo affronterà in questo precampionato. Ma è indubbio anche che, considerando lo stop di Soprano che salterà la sfida del Mancini, Tedino abbia voluto preservare i suoi rispetto ad altri contrattempi fastidiosi, quelli che in questo momento lo hanno lasciato con Cristini e Piacentini unici interpreti della cerniera centrale di difesa. Al netto del fatto che un altro difensore arriverà dal mercato, resta da capire quando e in che modalità Ivan Speranza si aggregherà ai compagni di squadra. Il capitano del Teramo ha avuto un problema fisico ad inizio ritiro, ma nulla di particolarmente grave. Una volta risolto però, non ha raggiunto la squadra nel ritiro di Celano, rimanendo all'acqua viva a lavorare da solo. Inutile dire che il lungo stop della scorsa stagione ha suggerito un surplus di cautela, ma la sensazione è che Tedino abbia in mente una coppia centrale differente per la sua formazione. Soprano e Cristini partono nelle gerarchie avanti a tutti, ma resta da definire l'arrivo dell'ultimo interprete, e quando il Teramo lo avrà portato in bianco-rosso si capirà in che gradino di gerarchia il tecnico vorrà inserirlo. Ma aspettando la Coppa Italia, dopo l'arrivo di Domenico Mungo e Richard Vlasic, è evidente che il Diavolo voglia aspettare un po' prima di affondare i due colpi che completerebbero l'organico. Probabile che dopo il weekend, a cavallo o dopo Ferragosto, si proverà anche a capire quale tipo di attaccante può fare al caso dell'allenatore. Il primo nome era quello di Umberto Eusebi, che però ha scelto lo stadio Moccagatta di Alessandria. Le alternative di certo non mancano, perché la scrematura della Serie B lascerà molti nomi pesanti in cerca di riscatto, seppur in una categoria più in basso. Da quella lista potrebbe uscire il centravanti che andrà a giocarsi il posto da titolare con gli altri presenti in rosa. Per Barbuti invece si cerca una squadra, visto che non rientra nel progetto tecnico. Intanto venerdì sarà giornata caldissima per la Lega Pro, perché il TAR del Lazio si pronuncerà sulla richiesta di sospensiva chiesta da FIGC e Lega di Terza Serie riguardo il caso del reinserimento tra i professionisti dell'Audace Cerignola, riammesso in C dopo la pronuncia del collegio di garanzia del CONI. Non sono escluse sorprese: se il tribunale amministrativo dovesse concedere la sospensiva, sarebbe tutto rinviato a settembre, col campionato che a quel punto rischierebbe uno slittamento rispetto all'iniziale partenza prevista per il 25 agosto.